Ciao, sono Cristian Colusso di CorsoBatteria.com. Ben ritrovato nel mio videoblog. Spero che tutti i video che avrai avuto modo di visionare fino adesso ti siano piaciuti e soprattutto ti siano stati utili. E voglio continuare il discorso del video precedente. Abbiamo parlato dei tre elementi fondamentali della batteria: cassa, rullante e charleston, e di come attraverso alcune innovazioni importanti come l'invenzione del pedale della cassa e l'invenzione del charleston a pedale si siano fusi assieme. C'è un'altra innovazione molto importante che non ho accennato nel video precedente. E mi riferisco all'invenzione delle pelli sintetiche della batteria. Siamo nel 1957 e questa intuizione è attribuita a Remo Belli. Remo è praticamente il produttore attuale anche di pelli sintetiche. La cosa può sembrare meno importante magari del pedale della cassa, del charleston e via dicendo. Però in realtà è molto importante. Le pelli sintetiche hanno rivoluzionato praticamente il suono dello strumento. Fino a prima venivano usate pelli di origine animale che avevano un suono diverso, ma davano anche un sacco di problemi di accordatura, di tenuta di accordatura, una risposta diversa al tocco. Una pelle sintetica ha una risposta ovviamente molto diversa e la tecnica è stata adattata di conseguenza. E pensa ad esempio che una volta i batteristi delle vecchie generazioni, per tenere le pelli intonate, perché ovviamente essendo animali lavoravano molto e perdevano con tantissima facilità la cordatura, inserivano all'interno dei tamburi una lampadina. Qualcuno sono sicuro che ha visto questa cosa, non è, ci sono delle foto che girano, si trova ancora del materiale. E inserivano una lampadina all'interno che magari da fuori poteva sembrare un effetto così scenico, diciamo, ma in realtà serviva a produrre calore per mantenere la pelle in tensione. Si inventavano ovviamente di tutto e non era cosa semplice. Quindi le pelli sintetiche veramente hanno rivoluzionato il mondo della batteria. Forse in ordine è l'ultima grande innovazione per quanto riguarda l'evoluzione dello strumento per come lo vediamo adesso.